Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo. Anche oggi tante novità, in particolare una novità un po' più operativa rispetto ai spoiler dei giorni precedenti sulla nuova edizione. Oggi in particolare parleremo del nuovo data slate annunciato proprio per la metà di aprile. Finalmente è uscito. Andiamo a vedere insieme i cambiamenti. In particolare, i cambiamenti più sostanziali sono quelli che sono avvenuti qui sulle missioni secondarie del chapter Axe of Omen. Chapter che ha dato un enorme ribilanciamento al gioco, ma che, come al solito, giustamente ha creato degli altri sbilanciamenti, soprattutto per chi segue il gioco giocato, per quei codex che avevano quasi, azzardo questa affermazione, quasi tre secondarie sicure in ogni partita. In particolare stiamo parlando di Dark Angel, eventualmente Iron Hand, probabilmente Genestire il Cult. Anche i Custodes sono stati toccati più per efficacia che per qualità di missioni secondarie. Andiamo a vedere comunque diciamo, per completezza tutto quanto. Allora, viene cambiato Abhor the Witch dalla tabella di selezione Warcraft a Purge the Enemy. Molto giusto. Questo perché Warcraft di solito è un insieme di secondarie, una lista di scelta di secondarie specificamente indirizzata ai psionici, alle armate che hanno comunque un certo accesso alle unità con l'abilità psionico. Mettere Abhor the Witch, che è una missione specifica contro i psionici, nella stessa tabella praticamente creava la possibilità per gli eserciti che non avessero un personaggio psionico di prendere una secondaria come Abhor the Witch su una tabella differente da un più classico Purge the Enemy, che è una tabella che tendenzialmente va a colpire una particolare costruzione di armata del nemico, e quindi si poteva creare il paradosso di avere magari Abhor the Witch e Assassination, ok, una cosa del genere, tale per cui abbiamo due secondarie specifiche contro un esercito con grossa prevalenza di psionici, un vantaggio probabilmente in debito per gli eserciti che non giocassero invece psionici, proprio per tenersi eventualmente aperto questa Abhor the Witch. Non so quanto la cosa ha inciso nei tornei, però effettivamente era un vantaggio non del tutto comprensibile. Dopodiché andiamo sulla tanto discussa Codex Warfare, la secondaria che ha riportato sicuramente in auge i Codex Space Marine, in particolare Dark Angel e Iron Hand. La missione viene cambiata con You can score maximum 5 victory point for this secondary objective while the Devastator Doctrine is active for your army. E la stessa cosa per quando siamo in tattica e in assalto. Questo significa che viene rimesso un cap massimo di punti vittoria che si possono fare mentre siamo nella dottrina devastatrice, tattica e di assalto, cosa che però grazie a una FAQ, che andiamo a vedere subito, ovvero questa FAQ qui in particolare, questa, che dice sostanzialmente: ma quando io posso switchare la dottrina di combattimento su un'unità grazie a uno stratagemma, un tratto del generale o quel che sia, conta quell'unità per essere nella dottrina relativa? Ci viene detto sì. Questo
Questo qui in realtà è allo stesso tempo un nerf per i Codex che abusavano della dottrina devastatrice, in particolare Iron Hand mi viene in mente. E secondo voi viene in realtà nello stesso tempo resa un po' migliore, così che possiamo scegliere di prenderla eventualmente anche per i Codex che hanno magari una fase un po' più forte in tattico, addirittura in assalto. Probabilmente nella media del gioco vengono complessivamente ripotenziati i codex, i supplementi che lavorano piuttosto in tattica, ma in realtà a questo punto possiamo scegliere di prendere questa dottrina un po' con tutto, un po' con tutti i supplementi, perché facciamo comunque dei punti anche se abbiamo una singola unità in una specifica dottrina. Mi viene banalmente in mente i Blood Angel. Se io mando in assalto, in dottrina d'assalto, un'unità con l'abilità del loro apotecario, non mi ricordo come si chiama specificamente il pezzo, sacerdote sanguinario se non sbaglio, a quel punto l'unità eventualmente ucciderà qualche cosa al nemico, farà comunque i punti. Cosa ho aperto qua? Non lo so. Farà comunque i punti. Si era aperta una finestra che voi non vedete, grazie a Dio. Farà comunque i punti fino a un massimo, chiaramente, nella dottrina di assalto. Questo comunque va a ribilanciare un po' gli eserciti, perché non posso forzare in assoluto una delle tre dottrine, visto che se voglio fare 5 punti di vittoria devo avere un po' tutto distribuito. E ricordiamo comunque che in Devastatrice mi servono molte meno unità distrutte, visto che c'è il limite, ma la Devastatrice mi fa fare comunque 2 punti vittoria per ogni unità distrutta. Va a ribilanciare quindi la distribuzione dei danni all'interno delle liste. Probabilmente vedremo liste marine un po' più, come si dice, un po' più ridistribuite in termini di unità fra armi pesanti, armi tattiche e armi d'assalto. Ottimo cambiamento anche questo, perché va a combattere lo strapotere che Iron Hand e eventualmente Dark Angel hanno avuto finora. Poi Dark Angel in realtà hanno avuto anche un'altra bella batosta, giustissima, anche se io personalmente non capivo del tutto questo amore spassionato per una Mono Deathwing che comunque difetta complessivamente di alcune missioni secondarie in diverse missioni, però TV stessa ha preso provvedimenti poco male da questo punto di vista. Full Order, alla fine della battaglia, per ogni Battlefield Lord selezionato, facciamo 3 punti vittoria se una o più unità del nemico sono state distrutte. Ne facciamo invece 5 se tutte le unità di quel particolare ruolo di battaglia sono state distrutte. Questa è la secondaria invece specifica della Deathwatch. Altro supplemento che per via di una facca in particolare al momento non era giocabilissimo. Vedremo se questa cosa gli cambia molto. Non credo, però diciamo che rispetto allo strapotere prima di Codex Warfare, magari li rimette vagamente in gioco. Quarto emendamento: Delete the first and the last bullet for the Bronze Worm secondary objective. Allora, vediamo un po' quale era. Stiamo parlando in questo caso di Genestealer Cult, un'altra armata che tendenzialmente aveva fatto comunque buoni, ottimi risultati. Se tu hai più modelli sul campo di battaglia del tuo avversario, ok, viene cancellata questa cosa. E se tutti i quattro precedenti sono veri, un altro punto vittoria. Diciamo che è stato
nerfato le condizioni più semplici da portare a termine. In aggiunta anche qui una FAQ ci dice che dobbiamo cambiare ogni istanza di quella specifica secondaria da all'interno con completamente all'interno, cosa che anche qui cambia moltissimo la possibilità di avere le unità sul campo di battaglia, visto che anche qui le unità a cavallo di due situazioni, di due zone del campo, in particolare la zona di schieramento mia dell'avversario e la terra di nessuno, a quel punto era fin troppo facile con un'unità sola eventualmente contare su due di queste zone. C'è anche una FAQ sulla marcia degli antichi, stratagemma che si applica ai Dreadnought, e ci dice: ma conta come slot di personaggi? No, perché chiaramente lo stratagemma lo applicate dopo, quindi la scelta Elite la prendete lo stesso. Una specifica che probabilmente leggendo bene andava comunque bene così. Leggiamo anche un'altra FAQ abbastanza importante per la Guardia Imperiale, che va a semplificare di molto il gioco della Guardia Imperiale. Per Inflexible Command viene cambiata l'istanza della tua armata, del primo e del secondo punto, per tutte le unità sul campo della tua armata. Questo è importante perché quella specifica missione secondaria faceva fare punti se le unità della nostra armata erano tutte nel raggio di controllo degli ufficiali. Le unità banalmente imbarcate o le unità banalmente in attacco in profondità o nelle riserve facevano parte della nostra armata, ma per evidenti motivi non si trovavano nel raggio di controllo degli ufficiali, cosa che rendeva più difficile lo sviluppo di questa missione secondaria che comunque rimaneva decisamente forte. L'hanno potenziata per via del fatto che comunque anche qui abbiamo subito alcuni nerf sulle unità più forti del codex, in particolare in realtà dei stratagemmi dell'unità del codex Astra Militarum Guardia Imperiale. L'ultima, non so nemmeno di che cosa parla. Ah sì, praticamente ci dice: posso prendere dei Scion come elite per il massimo di 3 elite nel distaccamento Astra Militarum e poi avere altri 3, giustamente scelte truppe nel Patrol Detachment alleato dei Scion. Qui dice sì, tanto non frega niente a nessuno e probabilmente non è neanche così forte. Andiamo a vedere. Bodyguard Ability rimane come prima, mi sta benissimo. Allora, Space Marine, non credo che ci siano cambiamenti degni di nota. Vediamo un po'. Ogni unità, ok, Combat Doctrine. Ok, no, il cambiamento delle dottrine rimane come prima, quindi posso rimanere in qualsiasi dottrina io preferisca. Archangel, cosa che vi dicevo, molto importante, molto impattante, viene tolto la quarta istanza, il quarto punto dell'abilità Inner Circle. Per farvela veramente spiccia, fondamentalmente i pezzi Deathwing perdono fisico transumano di base. Quindi addio Deathwing, amata da tutti i giocatori dell'ultimo momento. Poco male, vi ripeto, io nella fattispecie non capivo il perché venisse giocata in maniera così, si dice, in maniera così preponderante, visto che comunque quel tipo di costruzione difettava di alcune missioni secondarie. Poco male, il gioco pesante che è stato fatto da giocatori competitivi è andato a togliere questa cosa dal codex. Drukhari, se non sbaglio, Drukhari, oltre le cose che qui ci vengono dette, praticamente perde un punto esatto
era quello che toglieva le keyword base ad alcune unità, molto importante perché riapre all'utilizzo di diversi pezzi. Probabilmente è un grosso aiuto perché Drukhari, salvo una particolare costruzione un po' tirata, in particolare sto parlando di quello proprio che mi è venuto in mente, la lista trappola dei Drukhari, molto efficace ma dispendiosa. Metto qui sopra il link della discussione su questo tipo di lista, scusate. Erano un po' fiacchi in termini di missioni secondarie perché dovevano il più delle volte andare a forzare alcune missioni secondarie contro alcuni eserciti. Non era neanche così semplice giocarle, e una in particolare non faceva comunque fare 15 punti vittoria. Sto parlando di Retrieve Battlefield Data, cosa che metteva il Codex Drukhari nel complesso comunque in difficoltà rispetto a tutti quegli eserciti che eventualmente avessero avuto comunque la possibilità di prendere missioni secondarie che potevano essere maxate a 15 punti vittoria complessivi. Importante cambiamento pure questi. Anche questo. Gli Arlecchini non mi sembra che siano cambiati. No, non qui perlomeno. Detto, change the mission tactic, detachment ability, not use the ruler codex, determine combat doctrine. Ok, questa rimane come prima. Quindi combat doctrine you select is active for your army until the end of the battle round. Ah, possono scegliere indipendentemente quale dottrina utilizzare, non so come si sposa con la specifica che già c'era. Diciamo che in realtà sono stati già comunque un po' penalizzati da questa secondaria. Non lo so, non lo so. Comunque rimangono un codex valido col fatto che tutti gli altri codex Space Marine, e come vi dicevo, Iron Hand e Dark Angel in particolare, perdono la loro forza e il loro strapotere. Probabilmente ne vedremo di più in gioco. Chaos Demon c'è la solita specifica sui Flamer. Asuriani non cambia niente. Adeptus Mechanicus non cambia nessuna cosa di nota. Rimane Core su Cataphron Destroyer Breacher. Ottimo. I Tau invece riacquisiscono la keyword base, la keyword core sulle squadre di, come si chiamano? Il supporto pesante, ora mi sfugge. Vabbè, le armature pesanti, supporto pesante che era stato tolto perché effettivamente era troppo efficace in quel momento storico. Le Broadside, ecco, la mia. Mio Alzheimer mostruoso mi ha permesso di cortocircuitare delle cose per ricordarmi. Che altro c'era? Adeptus Custodes tornano ad avere obiettivo sicuro solo su Core Infantry e Anatema Psicana della sezione truppe. Importante anche questo, anche i Custodes. Anche se in maniera molto relativa erano tornati vagamente in auge. Allora, overshare della Lacelle. Ecco il cambiamento dell'Astra Militarum. Praticamente, se sovraccarichiamo le celle laser, possiamo fare un massimo di 6 ferite mortali per fase. Ok, viene nerfato in maniera mostruosa quello che era probabilmente lo stratagemma più forte che altrettanto probabilmente poteva far fare un numero di ferite mortali decisamente sovrabbondante, tra le 12 o addirittura le 24 ferite mortali, laddove avessimo eventualmente splittato il fuoco della singola unità di Kaserkin, visto che il limite di 6 ferite mortali si applicava solo alla singola unità.
Quindi splittando il fuoco eventualmente possiamo potenziare la cosa. Anche il Finial of Nemordesh primo, allora, Change the Ability Granted, quando un'unità Astra Militarum base si trova entro 6 da questo modello, ogni volta che il modello ne regge l'attacco, se l'attacco è allocato a un modello nemico, il modello nemico non può usare alcuna regola che fa ignorare le ferite. Quindi rimane lo stop alle ferite il Feel No Pain, ma credo che cambi il fatto che solo le unità core vadano a utilizzare questa cosa. Non so come è scritto di preciso, un secondo che lo prendo. Sul cellulare non ce l'avevo pronto perché non immaginavo che ci fosse questa cosa. Andiamo a vedere. Allora, Nemrodesh. Allora, in questo momento, no, mi dice sempre unità core. Allora, cosa cambia? E ignora tutti i modificatori per colpire. Ok, quindi cambia questa cosa, rimane il malus allo stop alle ferite, quindi diciamo che si usa per quello, però i malus ai tiri per colpire vengono applicati. Ai tiri per colpire anche ai danni. Allora, you can ignore any roll modifier, do it roll, any if the attack is located on any model. No, sui danni non c'è problema, ok. Quindi diciamo che perde il bonus che va a cancellare i malus ai tiri per colpire. Il resto mi sembra che è rimasto bene o male uguale. Nel frattempo, leggendovi questo, vi ho fatto vedere anche le poche facche d'errata aggiornate da questo punto di vista. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se ho dimenticato qualche cosa, anche se gli altri paragrafi mi sembrano uguali a prima, se ho dimenticato qualche cosa, fatemelo presente nei commenti, chiaramente. Ci sentiamo al prossimo contenuto. Ditemi chiaramente cosa ne pensate di questo cambiamento. A breve andrò a fare anche una tier list a questo punto di aggiornamento in base a queste missioni secondarie, a questi aggiornamenti, a questi cambiamenti delle regole. Vi saluto di nuovo, vi ringrazio per le iscrizioni, abbiamo superato i 450 iscritti, barriera psicologica, adesso si va per i 500 e per i 750. Facciamo questi limiti ipotetici come dei eventuali traguardi. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti quanti.